Buongiorno, buongiorno, mi sono portata in Gran Canaria la mia mamma. Adesso la sto accompagnando dal nostro dentista e poi vi racconto com'è andata a Madrid. È andata un po'. Poi vi racconto. Comunque, prima di iniziare questo vlog, mi raccomando, lasciate un like a questo video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Dai, va! Che lenta che è, lenta! Sto riempendo i dati di mia mamma, ma volevo farvi vedere i miei stivali che sono comodissimi. Li ho portati a Madrid e sono veramente comodi. Cioè, burro, straconsiglio. Solo mia mamma da portare qui al dentista. Mia suocera, tutti noi, mia sorella. Ma che mi sono tu? Poi buongiorno! Buongiorno! I miei stivali, adoro, non so se ve l'ho mai detto. Cosa ha cucinato la mia mammina? Fammi vedere cosa hai cucinato. Fammi vedere. Dai, è timida. Ecco. Le polpette, sono buone. Penzoli buone. Sì, penzoli buoni. Penzoli buoni. Penzoli buone. Buonissimi. Comunque la mia sister ha tagliato i capelli, guardate che figa. Da sola, fighissima, bastarda. Io ho due peli in croce, lei ha tutti i capelli della famiglia. Che figa, io li avessi così me li farei subito così. Uguali, vai, oggi... che mi... Sì, è arrivato anche lui. Codone. Scusate, c'è il moccio in giro. Mettiamolo fuori. Che Poldo sta andando in bagno, qua fuori abbiamo le i bagni. Guardatelo. Dov'è che vai? Questo è il nostro sgabuzzino. Dove vai? Esci fuori! Qua non ve l'ho fatto mai vedere, qua è dove tengo tutte le robe, proprio la roba. Stavo chiudendo fuori. E qui c'è dove tengo tutti i detergenti, tutte queste cose qua. Poldo! Esci, Poldo! Poldino! Dai! Esci! Schifusette. Ovviamente è all'aria aperta qua, stanno facendo anche i lavori. Sembrano buone queste polpette. Che ricco. Che fame. Sono ancora a digiuno io. Double Vicky? Ce ne sono due. Una è più che sufficiente, forse. Comunque, adesso, dopo che ci siamo rifocillate, io ho rotto il digiuno, anche mia sorella. Adesso io e mia mamma andiamo a fare un giro qua in centro. Invece mia sorella torna, che è in modalità ricerca del lavoro. E non è così semplice, poi magari ne chiacchieriamo. E però adesso andiamo a fare un giretto, Saldi e mia mamma. E poi andiamo anche a un mercatino del vintage, che io e mia mamma... Io adoro tantissimo. Fatemi sapere se volete vedere magari un video che vi faccio vedere tutti i miei affari vintage, dalle firme più alte a quelli più normali. Tipo ad esempio a Madrid, ve l'ho fatto vedere su Instagram, e se non mi seguite su Instagram sono andata a farlo. Cos'è che ho aperto? No, niente. Al Rastro di Madrid, che è un mercato gigante che c'è in tutte le domeniche, fermata alla Latina a Madrid, c'è un grandissimo mercato vintage dove c'è tanto fake, tantissimo, veramente tanto, però col giusto sguardo riuscite a fare veramente degli affaroni. Ad esempio, io ho preso un blazer giallo bellissimo che ho portato in tintoria, non ce l'ho da farvelo vedere, di Burberry,
originale, proprio quelli degli anni 90, bellissimo. Invece mia sorella ha preso un paio di Ray-Ban bellissimi anni 90 con una custodia in pelle di Christian Dior, veramente bellissima, veramente, veramente bellissima. Quindi quel mercato merita veramente tanto. Adesso andiamo a fare un giretto, intanto che mia sorella gira a cercare lavoro. Mi sto prendendo questi pantaloni cargo, bellissimi, con le tascone, verde petrolio. Ti piacciono? Sono belli? Più convinto? Sono belli? Sì! Grazie. Hola. Hola. Sto facendo cercare la taglia dei pantaloni a Ricky. Guardate quanta roba ho preso qua. Trovato? Qua è bello, è corto. È corto. Non mi piace corto. Ho qua un po' di cosine da provare. Sei carico? Mi dai i voti? Allora, vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto tra Oysho e Zara. Iniziamo da queste. Che belle sono, bellissime, cioè mi piacciono un sacco. Queste pagate 19 euro per la bellezza di un bel 41 piedino da fatta sempre. Poi ho preso questi pantaloni cargo, bellissimi, un po' tipo quelli dei da Monnezza. Poi da Zara ho preso questa camicetta carinissima, bella, che ha un bello scollo. Questa pagata 12 euro. Guardate le unghie che devo farmi semipermanente. Poi ho preso questo vestitino che è veramente carino. Questo qua, aspettate che lo ribalto, che non l'ho provato e non l'ho più ribaltato. Oh santo! Aspettate. Ci sono. Guardate che carino, cioè. Così. Stretto in vita, molto carino, bello 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 questo, mi piace anche questo qua, pagato 12 euro. Chi è? Vedi che sta facendo? Poi ho preso questa magliettina con la schiena nuda, molto molto carina, che stringe un pochino in vita ed è veramente carina, così non sembra, e questa l'ho pagata 10 euro. Poi ho preso questa giacca. Nel vecchio ci sono io che mangio il latte. No, non ci stai. No, c'è Ricky. Vieni, amorino. Poi ho preso questa giacchettina, tipo scialellina, molto carina. Questa è più bella. Ma questo non ce la vado a sentire. Bella. Questa è la roba più bella che hai preso. Cortina con un jeans, molto bella. E anche questa qua, scontata, questo è tutto scontato io. Questa qui costava 49 e costava forse la metà, mi sembra. E basta, questo è tutto il mio shopping. Poi ci sono altre cose che ho preso. La mia mamma! È proprio arrivato questo da AliExpress. Fallo vedere se hai il coraggio, come spendi i soldi della famiglia. Questo l'ho preso da AliExpress, non mi ricordo cos'è, ma penso sia qualcosa per i denti. Cioè. Per pulire i denti. Eccomi qua, ho fatto la faccia da cornacchia, sto facendo il semi permanente con questo colore bellissimo. No! Viene abbastanza facile la voce da cornacchia. Guardate il colore cioccolato, bellissimo. Bello. Hai fatto vedere la roba più bella che hai comprato? Sì, il Panda Mouse. Scusate che ho messo i pantaloni. Chi sei, Shakira? Sì. Perdon che te salvi. Picchè! Comunque, allora, prima vi stavo parlando del lavoro di mia sorella, che oggi non è venuta a fare un giro perché doveva cercare lavoro, tra l'altro l'ha trovato. E una delle domande che ci fate tantissimo è: ma si trova lavoro in Gran Canaria? Ma se io vengo alle Canarie trovo lavoro? Prima non lo potevamo rispondere perché noi non abbiamo cercato. Si poteva già un po' rispondere. Allora, diciamo che lavori specializzati, quindi se uno viene qua e non lavora nella ristorazione, non lavora nell'alberghiero, ma cerca un lavoro d'ufficio, è molto difficile, molto difficile. Sì. Se invece uno viene come lei, che è una ragazza sveglia, giovane, ha voglia nella ristorazione, si trova a tempo zero, ci vuole qualche giorno. C'è però il discorso degli stipendi, non è che qua ti tirino i soldi addosso, ed è un posto in cui gli affitti
sono saliti alle stelle. Noi avevamo già visto quando mia mamma ha affittato, ma se leggi nell'ultimo anno sono saliti ancora, perché ci sono meno case di una volta, la popolazione cresce, quindi si impenna. Quindi invece, non è sto paradiso, no, diciamo. No, cioè, no, assolutamente. No, perché la spacciavano in Italia, €1000, fai la vita della babbo. La vita da una babbo, no. Invece no. Infatti tantissimi arrivano, fanno sei mesi, anche magari parlando con dei ragazzi qua che lavoravano nei bar, con cui entri un po' più in confidenza, e ti dicono io me ne torno in Italia perché sinceramente per prendere €900 al mese, lasciargliene 500 per una stanza, anche no. Adesso ho detto dei numeri totalmente a caso. Sì, è vero, non conviene. Ma poi, invece il discorso lavoro mi ha fatto ridere mia sorella ieri, che ha trovato uno e gli fa vabbè, vieni a fare la prova qua, italiano, che sono i lo so, però... Mediamente sono tutti. I peggiori, perché se ne approfittano, soprattutto se trovano un altro italiano allora lucrare. Il discorso qual è? Le ha detto vieni a fare la prova, lei all'inizio è rimasta così anche un po' contenta, poi dopo l'ha chiamato e gli ha detto ma la prova, perché la prova erano 3 giorni, cioè venerdì, sabato e domenica, 8 ore al giorno, e quindi lei giustamente ha chiesto quanto è retribuita questa prova, perché ora so che c'è qualcuno che dice devi faticare, devi fare allora. È vero che ci vuole una prova, poteva dirle guarda vieni qua venerdì, fai 3 ore, sì, vediamo come ti muovi, guardi com'è il lavoro, ma non è che ti spari 24 ore di lavoro gratis, anche perché a me è venuto da dirgli allora bene, io vengo a fare il pranzo di prova, vengo, mi siedo un giorno con mia moglie, porto tutta la famiglia, pure zia Concetta, mangiamo a sazietà, se ci piace la prossima volta paghiamo, veniamo e paghiamo. Esatto. Cioè, il discorso è lo stesso, ripeto, 2-3 ore per vedere come ti muovi, perché è un lavoro a contatto con il pubblico, ci sta di non mettere qualcuno allo sbaraglio. Ma no, che lavoro 3 giorni, esatto. Difatti all'inizio ha detto ci penso, poi faccio sapere. Io ho sentito la chiamata in viva voce e le fa no, perché mia sorella è stata anche carina, gli fa guarda, la stavo chiamando per avere un ricapitolare per domani, quindi l'orario, i vestiti, questo, invece volevo chiedere anche in maniera molto educata, come deve essere, quello, E lui le fa è andato in sbattimento, oddio, quindi non lavora gratis. Non ci avevo pensato a questa cosa. Ha detto proprio questa cosa. Non ci avevo pensato. Cosa pensavi che fosse? No. Cioè, che io per hobby vengo a farmi 24 ore a spadellare. Ripeto, ci sta, nessuno si aspetta che al mondo ti mettano i tappeti rossi. Sì, però per lavorare uno deve essere pagato. Io lavoro e ti pago. Mi vuoi fare una prova? Me la fai di 2-3 ore per vedere che non mi cadano i bicchieri, che esatto. Io sappia parlare la lingua. Le cose basiche che in 2-3 ore hai visto. Esatto. Altrimenti... Io non so voi quali sono le vostre esperienze, però anche per le ragazze più giovani, cioè la prova va pagata, cioè, poi dicono sempre questa cosa che mi fa incazzare tantissimo, ma no, ma perché i giovani di oggi non hanno voglia di lavorare? No, ma zio, ma io mica devo sgobbare per te a gratis, no? Io ho sempre lavorato da quando avevo 16 anni e sempre pagato. E chi se ne vuole approfittare? E quello è il problema. No, sì. Non che magari mi fai lavorare 12 ore per 2 cucuzzi e un pomodoro, se va bene. No, ma per niente poi, questa cosa, allora... Vabbè, insomma, avete capito. Vabbè, cioè, comunque, lavoro l'ha trovato. Non cascateci alle Canarie, a Timbuktu, a Milano, dovunque sia, non ci cascate, perché chi non è disposto a pagarvi per fare qualcosa, anche un qualcosa di che non sia pieno per un giorno, per 2 giorni, non è una persona con cui vi troverete bene, perché come non ve li dà adesso, cercherà poi il modo di non darveli in futuro. Esatto. E con queste pillole di saggezza. Che ok, grazie. Niente, io vi mando un super bacio, continuo a fare questa mano. E ci vediamo al prossimo. Ma...